Eccoci qua, questa è l'ultima parte del nostro sopralluogo, almeno ad oggi. Siamo nella zona Colle dei Pini, sì. E volevamo sottolinearvi un po' la problematica di Via Laurentina. Perché? Perché, come sapete, qualche giorno fa noi stessi siamo stati all'inaugurazione di questo tratto della Laurentina, stavamo con il vice coordinatore di Forza Italia Emanuele Belluzzo, c'era il nostro vice coordinatore Romano Pasquale Calzetta di Forza Italia, sì, insomma eravamo, c'erano i comitati di quartiere, tutti in pompa magna, ovviamente sì. I 5 Stelle hanno fatto questo bel taglio del nastro evidenziando tutte le cose positive, che ora finalmente sto tratto della Laurentina era inaugurato, aperto, disponibile, eccetera. Sì. Ora tramite la nostra delegata vi diciamo due o tre cosette che invece non sono state sottolineate, cioè i problemi anche di sicurezza, soprattutto di sicurezza, che sono ancora presenti qui proprio sulla Laurentina e quindi per coloro che vivono tutti i giorni il quartiere. Allora, che ci racconti, Sabrina? Allora, inizialmente percorrendo la Laurentina, come ben sapete, è stata inaugurata con una corsia della mobilità, dove in un tratto non viene gestita proprio dalla mobilità, quindi di conseguenza viene usata dai camionisti che sorpassano a destra e da, diciamo, i scellerati che continuano a superare a destra. Questo fenomeno doveva essere messo a freno praticamente da un'interrogazione che si è svolta a Città Metropolitana, all'epoca la fece Giordani, poi all'epoca si è parlato qualche mese fa di questa cosa, venne praticamente accettata, ma questi autovelox non sono stati mai montati, bensì loro si fanno affidamento su 3 semafori sui 10 km di tratto che dovrebbero rallentare la corsa, mentre invece chi passa a 300 all'ora continua la sua corsa e chi viene bloccato sono solamente i residenti che comunque rispettano i limiti di velocità. Quindi questo qua provoca la mattina specialmente una lunga fila sulla Laurentina. Perfetto, quindi come vedete gli autovelox che effettivamente servirebbero su una via come questa ovviamente non ce n'è traccia. Quando parliamo dei semafori, mi diceva anche bene prima Sabrina, quando stavamo in macchina, sono stati, diciamo, montati in una maniera tale per cui praticamente non funzionano questi semafori e dovrebbero invece servire a contenere il fenomeno di questa alta velocità. Ora voi non avete visto, magari qualche macchina sì effettivamente, ma voi non avete idea di quanto vadano veloce su questa strada le macchine. Ci sono ovviamente dei marciapiedi veramente piccoli, strettissimi, tra l'altro marciapiedi che non sono presenti in tutto il tratto. Potete ben capire le famiglie che magari hanno i bambini e che vogliono raggiungere semplicemente la propria abitazione, l'alimentare, il bar, cioè la vita normale, i luoghi della vita quotidiana, il rischio che corrono ogni santo giorno, giusto Sabrina? Certo, comincia ad essere, loro hanno detto una strada sicura, ma la strada non è sicura perché se non è controllata è come avere un Ferrari senza una patente, a parere mio questo. Perfetto. Un'altra cosa che vorrei segnalare praticamente gli espropri che sono stati fatti, dove siamo adesso in esproprio di fronte Colle dei Pini, che non sono stati ultimati ad opera, quindi le persone che hanno gentilmente dato un pezzo di terra stanno aspettando che i lavori vengano ultimati, quindi hanno lasciato tutto così e sul tratto non ci sono operai in lavoro praticamente. Se me lo consenti un'ultima parola Sabrina su un tema che noi stiamo portando avanti, il tema di Eco X. Sì. Noi siamo qui proprio a due passi da dove è avvenuto purtroppo l'incendio dell'Eco X di Pomezia, con le conseguenze che ora stanno piano piano accertando periti tecnici ed esperti, e quindi mi sembra opportuno sottolinearvi che noi andiamo avanti con la nostra raccolta firme. Sì. Su questo tema, perché è un tema che abbiamo portato sempre avanti da quando è avvenuto l'incendio e naturalmente insieme a queste questioni di sicurezza della Laurentina. Quindi concludiamo dicendovi questo, contentissimi per l'inaugurazione del tratto della via Laurentina, bellissimo il taglio del nastro, ma poi pensiamo a tutte le questioni, i problemi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini tutti i giorni, che interessano appunto questo tratto, questo quartiere così importante nel nostro municipio. Da me, la nostra delegata al 5 Colline, Sabrina Sbarbati, un saluto. Ciao ciao. Ciao.